Abbiamo ricordato prima di tutto l'uomo e per molti di noi il concittadino. Questo perché ci pare che oggi la politica abbia bisogno di figure come lui, in grado di affrontare la vastità dei problemi, ma di sapersi misurare con la quotidianità. Non si accontentava dei principi, ma non era pago finché non vedeva risolti i problemi quotidiani delle persone e per questo le raggiungeva fino nei paesi più sperduti delle montagne per raccontare i suoi programmi e consegnare loro le speranze per un futuro migliore e soprattutto di maggiore giustizia sociale. Oggi lo abbiamo ricordato in un convegno del nostro partito, il Partito Democratico, che sarebbe stata la sua casa, ma che soprattutto rappresenta la sua storia, una storia che ha raccolto tanti riformismi diversi in una figura originale. E questo è quello che vogliamo che sia il Partito Democratico.